Oggi si conclude il 21° congresso nazionale del CODAU sul tema l'università del futuro tra umanesimo, intelligenza artificiale e governo dei dati. Sono intervenute 80 università italiane e oltre 375 tra direttori generali e dirigenti del sistema universitario, ovvero quasi il 90% dei direttori generali e dei dirigenti delle università italiane. Siamo stati molto onorati di aprire il convegno a Palazzo Vecchio con l'intervento del Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha espresso la vicinanza anche a nome del Governo, del Ministro, all'operato dei direttori generali delle università italiane e a tutta questa comunità professionale. Abbiamo altresì ricevuto l'intervento della Presidente della CRUI, Giovanna Iannantuoni, che ha espresso al CODAU il ringraziamento per l'attività svolta e espresso il punto di vista dei rettori in questa difficile situazione di transizione verso l'evoluzione digitale del sistema nazionale. Il congresso e il convegno ha infatti approfondito qual è la sfida alle università italiane dell'introduzione di sistemi di innovazione, di intelligenza artificiale e di governo dei dati che cambieranno e stanno già cambiando nei prossimi anni il modo in cui si fa didattica, il modo in cui si fa ricerca, il modo in cui si fa amministrazione e si gestiscono i processi. La comunità professionale dei direttori generali e dei dirigenti dell'università italiana è particolarmente impegnata per rendere possibile il rinnovo e l'ampliamento delle competenze affinché le università italiane abbiano la possibilità e possano svolgere il compito di guidare e interpretare da protagonisti questa transizione digitale.